16 ottobre 2022, San Michele Arcangelo, ultimo messaggio a Luz de Maria. È arrivato il momento, ora, l'avvertimento è vicino. Anche Luz de Maria ritorna con un nuovo messaggio che questa volta dice di aver ricevuto da San Michele Arcangelo. Un messaggio piuttosto lungo come al solito, lungo rispetto a quello di altri veggenti e che, di conseguenza, porta con sé numerose notizie, descrizioni di eventi, anche concreti, che potrebbero accadere presto nella nostra vita, come ad esempio un considerevole aumento dei terremoti in seguito alle falde tettoniche che hanno una maggiore energia da sprigionare, un corpo celeste che si avvicina alla Terra, la guerra che avanza, e i falsi trattati di pace tra nazioni che altro non sono che trattati per prepararsi alla guerra finale. Non manca in questo messaggio di San Michele Arcangelo il principe delle milizie celesti, il monito che dice: è arrivato il momento, ora. Dunque l'avvertimento è prossimo, davvero molto vicino. Leggiamo il messaggio. Popolo del mio Re e Signore Gesù Cristo, in qualità di principe delle legioni celesti sono stato inviato a comunicare con voi. È arrivato il momento, ora, come decretato dalla Santa Trinità. Amati figli del nostro Re e Signore Gesù Cristo, la terra sta tremando dalle profondità, aumentando le linee di faglia che creano terremoti. La terra ha sempre tremato in un punto o nell'altro, ma non si può negare che in questo momento i movimenti si stanno verificando con maggiore frequenza e le eruzioni vulcaniche si stanno intensificando a causa dei movimenti della terra. Attenzione alle false dottrine. La legge di Dio non può essere cambiata. Il corpo mistico del nostro Re e Signore Gesù Cristo è consapevole che la legge di Dio è una e solo nella croce e in unità può apparire alla dimensione della volontà divina. Fedeli, è necessario che passiate da una vita spirituale mediocre per vivere in pienezza la spiritualità della fede. Il popolo di Dio deve possedere una fede salda in un momento in cui la scristianizzazione avanza sempre di più. Il rispetto per il divino è caduto molto in basso nella creatura umana e questo porterà alla grande persecuzione del popolo di Dio. Ecco perché la fede e la comprensione della creatura umana sono necessarie per essere saldi nella preghiera. Senza la preghiera non c'è fusione con la Santa Trinità. La preghiera è necessaria e come principe delle legioni celesti vi assicuro che ogni supplica sollevata con cuore contrito è accettata dalla Santa Trinità e dalla nostra Regina e Madre degli ultimi tempi. Ricevete il corpo e il sangue del nostro Re e Signore Gesù Cristo ed essere fedeli al vero Magistero della Chiesa del nostro Re e Signore Gesù Cristo. Figli della Santissima Trinità, è giunto il momento di vivere pienamente la fede senza paura, senza trepidazione, senza tremare per l'avanzare del grido di guerra e senza dimenticare che i trattati di pace non sono pace, ma simulazioni delle nazioni per prepararsi ulteriormente e arrivare a questo momento. Fede, popolo di Dio. Amato popolo del nostro Re e Signore Gesù Cristo, l'avvertimento è vicino, come è vicina la guerra. Pregate come popolo di Dio, pregate il Santo Rosario, è una delle preghiere in cui camminate insieme al nostro Re e Signore Gesù Cristo e insieme alla nostra Regina e Madre la vita, la passione, la morte e la risurrezione del nostro Re e Signore Gesù Cristo. Pregate, pregate. Nella casa di Dio si proclamano le lodi della Santissima Trinità e della nostra Regina e Madre dei tempi finali
e si proclama il Santo Rosario di fronte alle minacce che incombono sull'umanità a causa di un corpo celeste che si avvicina alla terra. Pregate, figli della Santissima Trinità, pregate per ciò che sta accadendo sulla terra in questo momento e pregate per le potenze che passeranno dalle minacce alla realtà degli armamenti. Pregate, figli della Santissima Trinità, pregate con i vostri cuori affinché l'intensità dell'uso di armi a voi sconosciute possa diminuire, se questa è la volontà divina. Pregate, la preghiera è un balsamo per l'anima. Vi benedico e vi proteggo. San Michele Arcangelo. Ave Maria Purissima, concepita senza peccato. Ave Maria Purissima, concepita senza peccato. Ave Maria Purissima, concepita senza peccato.